Sai com'è? Sono qui ubriaco ancora una volta e ascolto Tchaikovsky alla radio. Gesù, lo sentivo 47 anni fa, quando ero uno scrittore morto di fame. Ed eccolo qui di nuovo. Ora io sono uno scrittore con un po' di successo. E la morte va su e giù per questa stanza e si fuma i miei sigari, beve qualche sorso del mio vino, mentre il vecchio Pietro continua a darci dentro con la sua patetica. Ah, ho fatto un bel pezzo di strada, ma se ho avuto fortuna è perché ho tirato bene i dadi. Ho fatto la fame per l'arte. Ho fatto la fame per riuscire a guadagnare 5 dannati minuti, 5 ore, 5 giorni. Volevo soltanto buttare giù qualche frase. Il successo, il denaro non importavano. Io volevo scrivere e loro volevano che stessi alla pressa meccanica, in fabbrica, alla catena di montaggio. Volevano che facessi il fattorino in un grande magazzino. Beh, dice la morte, passandomi accanto, ti prenderò comunque. Non importa quello che sei stato, scrittore, tassista, pappone, macellaio, paracadutista acrobatico, io ti prenderò. Ok, baby, le dico io. Adesso ci beviamo qualcosa insieme, mentre l'una di notte diventano le due. E lei solo sa quando verrà il momento. Ma oggi sono riuscito a fregarla. Mi sono preso altri 5 dannati minuti. E molto di più.